Il Catania torna al Pinto dopo 19 anni, quella con la Casertana sarà una sfida dura in tutti i sensi. Oltre alle difficoltà tecniche di affrontare una squadra ben organizzata, il Catania deve attenzionare anche il fattore ambientale. Sugli spalti sono attesi circa 5.000 supporter rosso-blu e poi non ultimo il meteo. Su Caserta fino a stasera è prevista pioggia, anche intensa. C'è da dire però che per tutta la mattinata il tempo ha tenuto. Facile ipotizzare dunque che si possa giocare su un campo pesante, condizione che potrebbe in qualche modo penalizzare la vocazione dei rossazzurri all'azione manovrata. Alla vigilia di una sfida importante, Pancaro elogia i suoi per quanto fatto finora, ma allo stesso tempo invita tutti a non abbassare la guardia. Stiamo bene da un punto di vista mentale, stiamo bene da un punto di vista fisico. Come ho detto, abbiamo lavorato molto bene, sono soddisfatto, siamo pronti a questa partita difficile, ma bella, perché contro una squadra che sta facendo molto bene, che non a caso è lì in alto in classifica, in uno stadio penso pieno, quindi ci sono tutti i presupposti per far sì che sia una bella partita. Stamattina, come consuetudine, per i rossoazzurri un breve risveglio muscolare, indisponibili Ferrario, Musacci e Plasmati, Pancaro punta ancora una volta sul gruppo. Gli infortuni fanno parte del gioco, mi dispiace perché per noi sono tre giocatori molto importanti, però come ho detto prima fanno parte del gioco e da questo punto di vista sono molto sereno, perché come ho sempre detto ho una rosa dove realmente ho due giocatori forti per ruolo e quindi sono sereno. È normale che adesso, non giocando più una partita ogni tre giorni, ci saranno meno cambi. Però poi, come ho sempre detto, le gerarchie bisogna confermarle ogni giorno in allenamento. Venendo all'11 anti-Casertana, come anticipato nei giorni scorsi, il tecnico rosso-azzurro ha tre nodi da sciogliere. Oltre al ballottaggio Riverani e Bastianoni tra i pali, con il primo in vantaggio, Pancaro deve scegliere tra Garufo e Parisi in difesa, uno tra Castiglia, Lulli e Russo in mezzo al campo, dove Agazzi prenderà il posto di Musacci. In attacco Russotto e Calderini supporteranno Caril. Nella Casertana Romaniello dovrà fare a meno di Diakité. Al suo posto manderà in campo uno tra De Angelis e Alfageme. Fischio d'inizio alle 20 arbitrerà Giovani di Grosseto.